Allora, buongiorno. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di sintesi cinematica e facciamo riferimento ai generatori, meccanismi generatori di moto rigido. In inglese sono noti come rigid body guidance. Questi meccanismi hanno la funzione di guidare un corpo rigido, naturalmente la biella, per esempio di un quadrilatero articolato, attraverso delle posizioni definite nel piano. Queste posizioni possono essere 2, possono essere 3, 4, 5, n posizioni. È chiaro che all'aumentare del numero di posizioni che noi vogliamo raggiungere per questo corpo rigido nel piano, ovviamente il discorso diventa via via più complesso. Ma partiamo dal caso più semplice, che comunque trova riscontro in diverse applicazioni pratiche, quindi poi così banale non è, ed è il caso in cui noi vogliamo raggiungere 2 posizioni definite di un corpo rigido nel piano. Va bene? E allora cominciamo ad impostare il discorso. Quindi, se noi abbiamo un generico corpo rigido, individuiamo dei punti A e B di questo corpo rigido, abbiamo un'altra posizione dello stesso corpo rigido nel piano, quindi se questa è la posizione A con 1, B con 1, qui abbiamo A con 2 e B con 2. È naturale che per l'ipotesi di corpo rigido la distanza A1B1 deve essere uguale alla distanza A1B2. Quindi A1B1 è uguale ad A2B2 per l'ipotesi di corpo rigido. Due posizioni distinte, quindi il punto A1 di questo corpo rigido ha effettuato questo spostamento, ok? Il punto B2 ha effettuato quest'altro spostamento e ciascuno di essi lo rappresentiamo con un vettore spostamento. Ok? Se considerassimo un sistema di riferimento, il vettore spostamento è dato dalla differenza dei due vettori posizione 2, posizione 1. Bene, se noi andiamo ora a considerare la mediana di ciascuno di questi vettori spostamenti che abbiamo appena tracciato, quindi vale a dire questa, la mediana del primo vettore spostamento A1, A2 e ancora la mediana del secondo vettore spostamento, queste due mediane si intersecano in un punto che rappresenta il centro della rotazione finita. Ok? Questo lo indichiamo con P1-2. Quindi questo angolo è 90 gradi e questo angolo è 90 gradi. Pertanto, se io puntassi il compasso in P1-2 con apertura P1-2-1, potrei tracciare un arco di circonferenza che passa per A1 e per A2. Ancora, puntando sempre il compasso nel centro della rotazione finita P1-2, con apertura P1-2-B1, posso tracciare, volendo, quest'altro arco di circonferenza che passa, naturalmente, per B1, ma anche per B2, perché il centro della rotazione finita si trova esattamente sulla mediana del rispettivo vettore di spostamento. Va bene?
Bene, a questo punto noi abbiamo, possiamo individuare un angolo di rotazione. Perché? Perché il punto agon 1 si sposta naturalmente da agon 1 ad agon 2. Analogamente B1 si sposta da B1 a B2 e possiamo, come dicevo, individuare questo vettore spostamento che lo indichiamo con teta 1, 2 e questo angolo è naturalmente uguale a teta 1, 2 diviso 2, cioè è la metà dell'angolo che corrisponde a questo spostamento finito che è riconducibile ad una rotazione intorno al rispettivo centro della rotazione finita. Bene, credo che sia abbastanza intuitivo immaginare cosa accade nel momento in cui queste due posizioni sono infinitamente vicine tra di loro. Centro della rotazione finita viene ad assumere la funzione del centro di istantanea rotazione, ok? Ma qui stiamo parlando non più di moti infinitesimi, bensì di moti finiti, ok? Tant'è vero che se il vettore spostamento diventasse infinitesimo, verrebbe a diventare tangente alla traiettoria, normali alle traiettorie dal teorema di Chal si intersecano nel centro di istantanea rotazione. Va bene? Quindi mi preme da subito effettuare i dovuti riferimenti tra il caso della rotazione finita o degli spostamenti finiti e quelli degli spostamenti infinitesimi che abbiamo in gran parte analizzato fino ad ora. Bene. Un generico movimento piano o spostamento rigido nel piano può essere sempre decomposto in una rotazione intorno al centro della rotazione finita o comunque in una rotazione più una traslazione. Bene, noi vogliamo avvalerci subito di un metodo matematico che ci consente di analizzare questo problema di sintesi dimensionale di un meccanismo finalizzato, ripeto, alla rigenerazione di un moto rigido per posizioni finite. Qui ne abbiamo considerate due e poi ne considereremo anche tre, in particolare che è il caso più comune. Il metodo a cui sto facendo riferimento è un metodo basato sull'utilizzo di matrici di spostamento ed è dovuto a Su e Radcliffe, che sono due autori che per primi hanno proposto questo metodo, quindi il metodo di Su e Radcliffe. Che è basato, come dicevo, sull'utilizzo delle matrici di spostamento. Allora, prepariamoci un po' il terreno per poter formalizzare un algoritmo che ci consente, ripeto, di progettare un meccanismo generatore di moto rigido. Allora, incominciamo a distinguere il caso di una traslazione dal caso di una rotazione. Consideriamole singolarmente, poi ovviamente metteremo tutto insieme. Ok, allora se noi andiamo a prendere un sistema di riferimento, OXY, e andiamo a considerare una posizione di un corpo rigido schematizzato mediante un link, come abbiamo sempre fatto. Quindi abbiamo una posizione 1 e una posizione 2 dello stesso link nel piano del movimento rispetto a questo sistema di riferimento che abbiamo scelto, quindi OXY. Bene, vedete che stiamo considerando in questo caso
uno spostamento traslatorio. Perché? Perché come vedete il corpo non cambia orientamento nel piano, si è spostato ma non ha cambiato il proprio orientamento, e questo comporta che i vettori spostamento sono gli stessi, ok? Quindi stesso modulo, stessa direzione, stesso verso. Questa è una caratteristica dello spostamento traslatorio, va bene? Ok, detto questo, noi vogliamo associare a questo spostamento traslatorio una matrice di spostamento, va bene? Una matrice di spostamento, e andiamo ad indicare la coordinata in questo punto come ascissa x con 1, e questa è una y con 1. Questo punto si è spostato da qui a qui, e quindi la sua coordinata x è diventata x con 2, e quest'altra è diventata ovviamente y con 2. Quindi abbiamo una componente dello spostamento secondo l'asse delle ascisse, che è delta x, una componente dello spostamento secondo l'asse y, che è schematizzabile come un delta y. Va bene? E allora andiamo ad associare una matrice di spostamento. La indichiamo con D, D1, 2, perché ci porta dalla posizione 1 alla posizione 2, e qui mettiamo il pedice T perché stiamo considerando soltanto una pura traslazione. Va bene? Allora, quali sono i termini di questa matrice, dello spostamento traslatorio? Allora abbiamo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, e qui abbiamo naturalmente delta x, delta y. Come al solito facciamo riferimento alle coordinate omogenee. Va bene? Quindi non c'è rotazione, questo lo capiamo subito perché come vedete qui abbiamo la matrice unità della parte di rotazione, e abbiamo soltanto la traslazione delle componenti x, y, 1, perché parliamo appunto di coordinate omogenee, giusto? Benissimo. Questa è la matrice di spostamento che corrisponde alla pura traslazione. Può essere facilmente verificato che noi possiamo ottenere le coordinate x2 e y con 2 per il tramite di questa matrice, ok? Lo possiamo fare rapidamente per verifica. Se io ho x2, y con 2, 1, quindi le coordinate di questo punto dopo lo spostamento traslatorio possono essere ottenute appunto per il tramite di questa matrice dello spostamento che abbiamo appena introdotto, che è 1, 0, 1, 0, 0, 1, abbiamo detto, delta x, delta y, e questa la andiamo a moltiplicare per le coordinate note, che sono x1, y con 1, quindi x1, y con 1, che però queste coordinate, come vedete, le abbiamo immagazzinate in un vettore per poter operare mediante l'algebra delle matrici. E semplicemente moltiplicando queste due matrici otteniamo appunto x2, quindi è uguale ad una x con 1, più delta x, ok? Moltiplicando qui riga per colonna, e poi abbiamo che y con 2 è uguale a y con 1 più delta y, 1, e quindi banalmente, sempre in coordinate omogenee, noi abbiamo che la coordinata x con 2 è uguale a x con 1 più delta x, y con 2 è uguale a y con 1 più delta y, naturalmente somma algebrica, ok? Bene, un analogo discorso lo possiamo fare per la rotazione. Quindi, analogamente, per non complicare il disegno, vado qui a riportare
nuovo sistema di riferimento, quindi y o x, e andiamo però ora a considerare una pura rotazione. Quindi noi abbiamo un link che rappresenta il corpo rigido nella posizione 1. Immaginiamo che uno dei punti di questo corpo rigido coincida con l'origine, perché stiamo considerando singolarmente la rotazione, ok? Dopodiché, in seguito a questa rotazione, questo punto è passato qui e quindi abbiamo la posizione 2 del corpo rigido come conseguenza di questa rotazione. Naturalmente questa rotazione è rappresentata da un vettore considerato positivo in senso antiorario, ok? Quindi come se fosse diretto verso l'asse z, con la regola, consueta regola della manovra. Allora, anche qui vogliamo formalizzare una matrice di spostamento che porta questo punto da qui, cioè dalla posizione 1, quindi ho x con 1, va a finire qui e quindi qui ho una x con 2. Analogamente per la y, quindi ho y con 1 e y con 2. Va bene? Ok, allora dobbiamo ora tirare fuori una matrice di rotazione, ma questo, se vi ricordate, l'abbiamo già introdotto tempo fa, il discorso è abbastanza simile. Allora, la matrice di spostamento 1,2 che corrisponde però ad una rotazione è così composta, è sempre una matrice 3x3, perché, come detto più volte, stiamo operando in coordinate omogenee, e abbiamo questi termini, quindi coseno di teta 1,2, seno di teta 1,2, meno il seno di teta 1,2, coseno di teta 1,2, 0, 0, 0, 0, 1. Abbiamo, a differenza del caso precedente, pura rotazione. Come vedete, i termini stanno, ok, in questo minore 2x2 estratto da quella matrice 3x3. Invece qui, come vedete, abbiamo questo termine di traslazione e il termine di rotazione, giusto? Benissimo. Anche qui possiamo facilmente fare, se volete, una prima applicazione, un caso semplice come fatto prima, cioè x con 2, y con 2, 1, quindi le coordinate dello stesso punto, mettiamolo con pi con 1, questo con 2, quindi pi con 1, pi con 2, da pi con 1 a pi con 2, ok? In seguito allo spostamento che è rappresentato per il tramite dell'angolo di spostamento 1,2, e questo si ottiene anche in questo caso naturalmente come prodotto matriciale. Quindi ho un coseno di teta 1,2 meno seno di teta 1,2, seno di teta 1,2, coseno di teta 1,2, 0, 0, 0, 0, 1, moltiplicato per le coordinate dello stesso punto nella posizione precedente, cioè nella posizione 1, quindi y con 1, x1, y con 1, 1, e qui otteniamo il risultato da questo prodotto matriciale. Quindi abbiamo un x con 1 coseno di teta 1, 2 meno y con 1 seno di teta 1, 2, questo è 0, poi abbiamo x con 1 per il seno di teta 1, 2 più y con 1 coseno di teta 1, 2, 1. Queste sono le coordinate dello stesso punto nella posizione 2, ok? Naturalmente abbiamo considerato il punto 1, ma io posso prendere un qualsiasi altro punto del piano.
Basta moltiplicare le coordinate di tale punto per la matrice di spostamento che caratterizza tutto lo spostamento in termini di rotazione, questo tutto lo spostamento in termini di traslazione, ok? E ottengo automaticamente le coordinate di tale punto dopo lo spostamento traslatorio-rotatorio, rispettivamente. Ok? E questo è praticamente la base del discorso. Quindi questo è per la traslazione e questa è, come detto, per la rotazione. Ma questo di cui parlavamo prima è un modo diverso, come già accennato, di esprimere il teorema di Chiave, ok? Perché un generico motopiano può ricondursi ad una rotazione intorno al centro di rotazione finita, ok? Questo è sempre vero. E come viene caratterizzata la rotazione, cioè il motopiano finito? Mediante due informazioni fondamentali che sono qui rappresentate, ma andiamole ad isolare per metterle maggiormente in evidenza, cioè la conoscenza del centro della rotazione finita e l'angolo di rotazione 1,2. Con queste due informazioni noi possiamo caratterizzare completamente il moto in queste due posizioni finite. Perché noi parliamo sempre di piano fisso e piano mobile, ok? Il piano mobile è costituito da infiniti e da due punti, da infiniti punti, d'accordo? Nel momento in cui conosco il centro della rotazione finita e conosco l'angolo teta 1,2, automaticamente io posso prendere questo punto qui e trovare la sua nuova posizione, questo punto qui e trovare la sua nuova posizione, soltanto per il tramite della conoscenza del centro della rotazione finita e dell'angolo teta 1,2. Questo discorso non ci deve sorprendere, no? Perché noi abbiamo studiato nel dettaglio l'analisi cinematica e abbiamo fatto riferimento al centro di istantanea rotazione e al campo vettoriale delle velocità. Quando è noto il campo vettoriale delle velocità? Quando noi conosciamo che cosa? Il centro di istantanea rotazione e la velocità angolare, giusto? Se questo fosse pi con zero, per i modi infinitesimi, e io voglio la velocità di questo punto, cosa devo fare? Conoscendo omega, supponendo che sia oraria, omega per pi zero pi, e ho ricavato la velocità di pi come prodotto vettoriale. Se io prendo un altro punto, pi con zero, omega per pi con zero q, e ricavo la velocità. Quindi vedete che c'è una perfetta analogia tra il caso infinitesimo e il caso dei moti finiti. In questo caso noi dovevamo conoscere il centro di istantanea rotazione e la velocità angolare. In questo caso, se noi conosciamo il centro della rotazione finita e l'angolo della rotazione finita, noi possiamo calcolare il vettore spostamento di qualsiasi punto del piano mobile, cioè completamente caratterizzato. Questo dal punto di vista intuitivo, però noi stiamo cercando di formalizzare questo con un algoritmo, quindi con un algoritmo implementabile al calcolatore. Questo è quanto stiamo facendo. Allora, detto questo, vediamo un po' come possiamo formalizzare l'algoritmo. Quindi se noi abbiamo due posizioni finite nel piano, sappiamo che se noi individuiamo il polo della rotazione finita e teta 1,2, riusciamo a caratterizzare completamente lo spostamento per un qualsiasi punto. E allora cosa possiamo fare? Possiamo ragionare in questi termini. Possiamo utilizzare queste matrici di spostamento che abbiamo appena introdotto, rotazione e traslazione. Supponiamo di conoscere il centro della rotazione finita. Cosa facciamo? Immaginiamo di fare una traslazione dalla
centro della rotazione finita in 1, 2 all'origine del sistema di riferimento. Ok? Quindi me lo porto prima nell'origine, considero la rotazione in modo tale da poter utilizzare questa matrice, ok? È un trucco matematico, insomma, no? È un modo per poter arrivare a formulare l'algoritmo in maniera semplice, d'accordo? Quindi considero una traslazione dal centro di rotazione finita all'origine, prima traslazione. Una rotazione per il tramite di questa, perché sto nell'origine e posso usare questa, e poi un'altra traslazione lo riporto come stava prima, cioè nuovamente nel centro della rotazione finita. Perché? Perché il teorema di Chan mi dice che qualsiasi modo piano può essere comunque ricondotto a una situazione del genere. Quindi questo vale in generale. Va bene? E allora, abbiamo detto, 1, step 1, traslazione nell'origine. Del sistema di riferimento scelto, ok? Nella maniera ovviamente più conveniente. Quindi la traslazione nell'origine O del centro della rotazione finita P1, 2. 2. Rotazione di teta 1, 2. Ultimo step, per rimettere a posto le cose e senza cambiare le carte in tavola, traslazione da O a P1, 2. Quindi alla fine io ho decomposto il movimento in una traslazione dell'origine nella rotazione effettiva e poi riporto nuovamente nell'origine. Perché? Perché complessivamente dal teorema di Chan qualsiasi moto piano può essere sempre ricondotto ad una rotazione, però deve essere intorno al centro della rotazione finita. E il tutto è caratterizzato, sottolineo ancora una volta, da P12, scusate, teta 12 e la conoscenza di P12. Va bene? Questo ci consente di formulare l'algoritmo step by step. Ok? Benissimo. Allora, traslazione nell'origine. Traslazione nell'origine, la matrice è questa. La devo soltanto andare ad adattare a quella specifica traslazione, che ripeto è da P12 all'origine del sistema di riferimento. Quindi dobbiamo andare a specializzare questi due termini, delta x e delta y. Allora, la prima matrice è D1, D, mettiamo fuori quindi 1t, quindi è la prima matrice di spostamento, la t sta ad indicare che è una traslazione, e questa è la seguente, devo guardare lì. Quindi ho sicuramente 1, 0, 0, 1, che sarebbe la parte di rotazione che non c'è, ok? E quindi questo minore corrisponde alla matrice unità, no? Ok. Poi andiamo a vedere la parte di traslazione che è effettivamente presente e che corrisponde alla traslazione da P1, 2 all'origine O. Quindi indichiamo con x con 0 e y con 0 le coordinate del centro della rotazione finita che ipotizziamo di conoscere in questa fase, va bene? Quindi questo delta x sarebbe x con 0, che sarebbe la x iniziale, meno la x finale, ma la x finale, o meglio il contrario, la x finale meno la x iniziale, quindi la x finale 0 perché è l'origine, e quindi in sostanza abbiamo qui meno x con 0. Ci siete? Sarebbe 0 meno x con 0.
per calcolare questo delta x. Analogamente, per quanto riguarda la y finale è ancora 0 meno y con 0, quindi qui rimane meno y con 0 e poi qui rimane 0, 0 e 1. Quindi abbiamo scritto la prima matrice spostamento che corrisponde a questa traslazione. Andiamo avanti e andiamo a scrivere la seconda matrice di spostamento, guardando qui, che corrisponde alla rotazione intorno all'origine di teta 1, 2. Quindi questa è 2R, perché la matrice 2 che corrisponde ad una rotazione, e questa è proprio uguale a questa qui, in sostanza. Va bene? È proprio uguale a quella. La riscrivo per comodità, teta 1, 2, qui abbiamo meno seno di teta 1, 2, seno teta 1, 2, coseno di teta 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0. Rotazione intorno all'origine. Dobbiamo ora rimettere le cose a posto con lo step numero 3, traslazione, questa volta, dall'origine a P1, a P1, 2. Quindi l'altra matrice D, quindi sarebbe 3T, cioè la terza che corrisponde ancora ad una traslazione, è la seguente. Qui abbiamo sempre 1, 0, 0, 1, 0, 0, e questa volta ho x con 0, y con 0, 1. Va bene? Perché sarebbe, per delta x, sarebbe x con 0 meno 0, e quindi rimane questo. Queste sono le tre matrici di spostamento: traslazione nell'origine, rotazione nell'origine e nuovamente traslazione per tornare nel centro della rotazione finale. Perché abbiamo fatto così? Perché è più comodo nella scrittura delle matrici di spostamento, perché ho semplicemente utilizzato queste due che ho ricavato in maniera molto semplice. Va bene? Ok. A questo punto a noi interessa naturalmente la matrice di spostamento totale, cioè quella che ci porta dalla posizione 1 alla posizione 2 nel caso generale, ipotizzando di conoscere il centro della rotazione finita e l'angolo teta 1, 2. Bene, questo può essere fatto, ci serve un po' di spazio, però mi viene scritto più direttamente. Quindi la matrice di spostamento totale di 1, 2 è uguale al prodotto di queste tre matrici di spostamento, perché io ho convenientemente decomposto lo spostamento totale, però poi per ottenere la matrice di spostamento complessiva chiaramente devo moltiplicare quelle che ho ricavato prima singolarmente, d'accordo? Quindi ho una D 3T di 2R di 1T, ok? Come ben sapete si va a ritroso in questo modo. Quindi non mi rimane che andare ad effettuare la moltiplicazione di queste tre matrici per ottenere la matrice complessiva dello spostamento 1,2, che è il generico spostamento piano ricondotto secondo il teorema di Chahl ad una rotazione finita intorno a P1, 2. Va bene? Ok, allora, per vostra comodità faccio tutti i passaggi e quindi andiamo
di 3T, per cui abbiamo 1, 0, 0, 1, 0, 0, x con 0, y con 0, 1, che moltiplica V di rotazione, che è uguale al coseno di teta 1, 2, meno il seno di teta 1, 2, seno di teta 1, 2, coseno di teta 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1. E poi abbiamo l'altra matrice di rotazione, che è 1, 0, 0, 1, 0, 0, meno x con 0, meno y con 0, 1. Ok? Bene. Fortunatamente ci sono molti zeri, quindi questa non la riscrivo perché sarebbe questa tale quale, e andiamo a fare prima questo prodotto qui tra queste due matrici 3x3. Quindi che cosa otteniamo? Allora, abbiamo un coseno di teta, coseno di teta 1, 2, è il primo termine, quindi questa riga per questa colonna mi dà soltanto il coseno di teta 1, 2, questa riga per la seconda colonna mi dà soltanto meno il seno di teta 1, 2, questa riga per la terza colonna fornisce questo termine, che è meno x con 0 coseno di teta 1, 2, meno per meno è più y con 0 seno di teta 1, 2, e basta. Questi sono tre termini diversi, 1, 2, il terzo della prima riga della matrice prodotto. Andiamo ora a considerare il prodotto, quindi riga per quest'altra colonna. Quindi qui abbiamo soltanto il seno di teta 1, 2, per la seconda colonna abbiamo soltanto il coseno di teta 1, 2, per la terza colonna, seconda riga, terza colonna, ho meno x con 0 seno di teta 1, 2, meno y con 0 coseno di teta 1, 2. Rimane ora da considerare la terza riga per la prima colonna, quindi è 0, per la seconda colonna è 0, per la terza colonna abbiamo qui 1. Va bene? Ok. Dobbiamo ora considerare l'ultimo prodotto per ottenere complessivamente la matrice di spostamento B1, 2. Quindi devo moltiplicare questa per questa. Quindi la prima riga per la prima colonna, abbiamo coseno teta 1, 2, ok, per la seconda colonna abbiamo meno seno di teta 1, 2, ok, poi questa per la terza colonna abbiamo questo termine che rimane uguale, quindi meno x con 0 coseno di teta 1, 2 più y con 0 seno di teta 1, 2 più x con 0, ok? Quindi questo termine per questo che è 0, x con 0 per 1, eccolo qua. Va bene?
Seconda riga, per la prima colonna abbiamo soltanto il seno di teta 1, 2. Per la seconda colonna abbiamo soltanto il coseno di teta 1, 2. E quindi la seconda riga, per la terza colonna, abbiamo questo termine che rimane uguale, lo copio, meno y con 0 seno di teta 1, 2 meno y con 0 coseno di teta 1, 2. Attenzione, perché devo moltiplicare y con 0 per 1, quindi più y con 0. Per quanto riguarda la terza riga, il discorso è più semplice, perché qui abbiamo semplicemente 0, qui abbiamo ancora 0 e qui rimane 1. Ok? Bene, questa è la matrice di spostamento complessiva per lo spostamento dalla posizione 1 alla posizione 2. Nel caso più generale, quando conosciamo cosa? Lo vediamo qui, i termini che sono rimasti, va bene? Dobbiamo conoscere teta 1, 2 e dobbiamo conoscere x con 0, y con 0, cioè la posizione del centro della rotazione finita e l'angolo. E questo vale in generale, ok? Questo è un primo risultato importante. Oh, tenete presente, penso sia abbastanza scontato, ma lo sottolineiamo ancora di più, questo discorso assume maggiore validità, maggiore importanza nel momento in cui lo implementiamo al calcolatore. Noi qui stiamo facendo i passaggi a mano per capire che cosa c'è dietro l'algoritmo, ma naturalmente una volta implementato l'algoritmo al calcolatore, qui basta dare teta 1, 2 e le coordinate x con 0 e y con 0, moltiplicare le coordinate di un qualsiasi punto, quello di interesse naturalmente, per questa matrice, e io ho le coordinate di quel punto dopo lo spostamento. Con una pigiata di tasto del computer abbiamo direttamente il risultato in termini di coordinate. Ok? Benissimo. Allora, questo è un discorso. Possiamo cancellare questo. E andare a considerare una situazione diversa, perché può capitare che noi riusciamo a sapere o a determinare a priori B1,2 e teta 1,2. Voglio scrivere ancora qui P12 teta 12, ma può anche capitare che io conosca nelle applicazioni pratiche il teta 12, ma non conosco il centro della rotazione finita. Viceversa, potrei conoscere le coordinate di un punto del piano mobile prima e dopo lo spostamento finito. Ok? Allora andiamo a considerare questa altra situazione che può verificarsi nelle applicazioni pratiche. Quindi i dati del problema questa volta sono diversi. Sono diversi perché io ipotizzo di conoscere un certo punto M del piano mobile in termini di coordinate cartesiane nella posizione 1, quindi di coordinate x con 1, y con 1, rispetto a un dato sistema di riferimento, e le coordinate dello stesso punto nella posizione 2.
Ok? Quindi m2 ha coordinate x con 2 e y con 2. Non soltanto, devo conoscere anche la rotazione. Va bene? Cioè la rotazione che ha subito il corpo rigido. Questi sono i dati del problema, che sono diversi dal caso precedente, perché nel caso precedente i dati del problema sono questi, cioè le coordinate x con 0 y con 0 del centro di rotazione teta 1, 2. Va bene? Allora vediamo come possiamo procedere in questo caso. Anche qui, per arrivare a scrivere la matrice di spostamento complessiva, va bene? Conviene, diciamo, frazionare lo spostamento, scrivere la matrice per ogni aliquota di spostamento e poi moltiplicarla, no? È stato conveniente, insomma, abbiamo fatto qualche passaggetto matematico in più, ma dal punto di vista concettuale è abbastanza semplice, no? Quindi procediamo sulla falsariga di quanto fatto prima. Allora, andiamo a prendere un sistema di riferimento. Quindi ho xy e consideriamo una posizione, 1 del corpo rigido, che è qualsiasi nel piano naturalmente, procediamo in completa generalità, ok? Di questo punto conosciamo le coordinate, e quindi questo punto naturalmente è l'M1. Questo corpo rigido si muove, parliamo di spostamenti, quindi lo spostamento poi è caratterizzato da due posizioni finite nel piano, quindi come scattare due fotografie, quindi una in questa posizione e un'altra in un'altra posizione, che è qualunque nel piano, perché questo corpo rigido in generale può ruotare e traslare nel piano, quindi in completa generalità. Bene, la posizione finale la possiamo rappresentare, diciamo, per far venire una figura più leggibile, diciamo che questa la posizione finale, quindi come vedete roto traslata rispetto a quella iniziale. Naturalmente questo è il punto M2, quindi il punto omologo di M1 nella posizione 2, di cui conosco le coordinate, quindi ho un x con 2 e y con 2. Però scrivere la matrice di trasformazione dello spostamento, in questo caso, direttamente da 1 a 2, non è proprio così immediato. E allora possiamo decomporre questo movimento, va bene? Lo possiamo decomporre in una rotazione di M1 rispetto all'origine. Quindi immagino questa posizione, la ruoto di quanto? Di teta 1, 2 naturalmente, perché il teta 1, 2 è lo stesso, giusto? Rispetto però all'origine, e quindi raggiungo una posizione intermedia. Quindi questo M1 raggiunge per esempio questa posizione qui, è una posizione intermedia, quindi è l'M1'. Questo angolo è uguale ad un dato del problema, che è il teta 1, 2. Okay. Dopodiché vado a considerare la traslazione. Quindi sono passato da questa posizione a questa, okay? Che è la posizione intermedia, che la indico con 1'. Posizione intermedia determinata dalla pura rotazione intorno all'origine O di teta 1, 2.
e da lì vado a considerare una pura traslazione che mi porta M1' in M2. Naturalmente, trattandosi di traslazione, questi due vettori spostamento sono uguali. Se volessimo rappresentare anche i vettori spostamento della rotazione, M1 va in M1'. Quindi il vettore spostamento è questo, quest'altro punto in realtà è andato da qui a qui. Come vettore spostamento, va bene? Chiamalo per esempio con Q, questo è Q, questo è Q1', e questo è Q2, va bene? Quindi noi siamo passati da questa posizione iniziale, la voglio evidenziare ulteriormente, a questa posizione finale, ok? Però immaginiamo per convenienza di non arrivarci direttamente, ma di arrivarci per il tramite di una rotazione e una traslazione. Questo è quello che noi stiamo facendo. Ora non ci rimane che tradurre matematicamente quanto abbiamo appena detto e schematizzato. Va bene? Allora, prima di tutto abbiamo questa rotazione. Quindi io ho una matrice di spostamento di 1R di rotazione. La matrice di spostamento, vedete che rispetto all'origine, no? Quindi quanto detto all'inizio mi torna utile perché io uso sempre la stessa. Quindi 1R rispetto all'origine abbiamo appunto sempre la stessa, la riscrivo, quindi coseno di teta 1,2 meno seno di teta 1,2 seno di teta 1,2 coseno di teta 1,2 0,0 0,0,1. Questa corrisponde alla rotazione. Dobbiamo ora considerare l'aliquota di traslazione e quindi abbiamo D2 traslazione. La traslazione è da M1' ad M2. Quindi che forma prende la matrice di spostamento? 1 0 0 0 1 0 0 1. Abbiamo delta x delta y, giusto? Ma il delta x è quindi uguale ad un x con 2 meno x1', y con 2 meno y con 1'. Ok? Che sarebbe il delta x nel passaggio da questo punto a questo, perché quella è soltanto l'aliquota di traslazione. Allora, per quanto sulla falsa riga di quanto fatto prima, noi possiamo ricavare una matrice di spostamento, una matrice di spostamento complessiva, cioè la D1,2, però con dei dati del problema che sono diversi rispetto a quelli utilizzati qui. Quindi D1,2, abbiamo una D che corrisponde alla traslazione, quindi 2D, che moltiplica la matrice D della rotazione 1. In questo caso ho soltanto due matrici da moltiplicare, quindi questa è 1 0 0 1 0 0, x con 2 meno x1', y con 2 meno y con 1', 1, che va a moltiplicare appunto quella della rotazione, quindi coseno di teta 1,2 meno seno di teta 1,2
seno di teta 1, 2, coseno di teta 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0. Ok? Però noi qui compaiono queste due coordinate, che sono x1' ed y1', che dipendono dalla rotazione. Allora io devo calcolare separatamente queste due coordinate per poi avere l'espressione completa in funzione soltanto dei dati del problema, che vi ricordo essere quelle coordinate e quell'angolo. Ma non c'è problema, perché queste coordinate io le posso ricavare in maniera abbastanza semplice, perché posso scrivere x1', y1', 1, che in questo momento sono le incognite, siccome sono le coordinate di un punto del piano mobile che subisce una pura rotazione intorno all'origine, devo semplicemente moltiplicare le coordinate del punto M1 per la matrice di rotazione e quindi ricavare queste coordinate qui. Ok? Quindi questa è la x1' e questa è la y1'. La matrice di rotazione è questa, coseno di teta 1, 2, meno seno di teta 1, 2, seno di teta 1, 2, coseno di teta 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, che moltiplica cosa? Le coordinate, naturalmente, di M1, che sono un dato del problema. Quindi x1, y1, 1. Risultato, qui lo stesso, x1 coseno di teta 1, 2 meno y1 seno di teta 1, 2, x1 seno di teta 1, 2 più y1 coseno di teta 1, 2, 1. Quindi le coordinate x1', y1' sono queste, e sono quelle che poi dobbiamo andare ad inserire nella matrice finale dello spostamento. Ritorniamo qui e andiamo a considerare questo prodotto, per cui qui abbiamo coseno di teta 1, 2, riga per la prima colonna, per la seconda colonna abbiamo il meno seno di teta 1, 2, e per la terza colonna, come vedete, compare questo termine, che è x2 meno x1', ma x1' è quello. Quindi qui abbiamo un x2, ok, meno x1 coseno di teta 1, 2, c'è un meno, quindi questo diventa più, y1 seno di teta 1, 2. Proseguo con il prodotto di queste due matrici, quindi seconda riga per la prima colonna ho il seno di teta 1, 2, seconda riga, seconda colonna ho il coseno di teta 1, 2, per la terza colonna, come vedete, abbiamo, questo per questo è 0, 0, y2 meno y1' per 1. Quindi qui devo scrivere y2 meno y1', ma l'y1' è questo.
quindi meno x1 seno di teta 1, 2 meno y con 1 coseno di teta 1, 2. L'ultimo prodotto è semplice perché abbiamo la terza riga per la terza colonna, quindi qui abbiamo 0, 0, 1. Questa è la matrice di spostamento, la D1, 2, okay, che caratterizza comunque lo spostamento tra la posizione 1 e la posizione 2, però con riferimento a dati del problema diversi. Tant'è vero che se noi andiamo a guardare qui dentro cosa abbiamo? Teta 1, 2, ed è un input. E poi compare cosa? X1, x con 2, y con 2 e y con 1, cioè le coordinate di m1 e di m2. Va bene? Anche questa la incorniciamo. Bene, c'è una immediata conseguenza di questo discorso, perché come vedete noi abbiamo ottenuto due matrici di spostamento nel passare da 1 a 2, in questo caso con riferimento a questi dati, in questo caso con riferimento a quegli altri dati che per completezza li mettiamo anche qui. Significa conoscere m1 in termini di coordinate, m2 in termini di coordinate e teta 1, 2, ok? Ma le posizioni iniziale e finale sono le stesse, quindi entrambe queste matrici di spostamento mi portano dalla posizione 1 alla posizione 2, ok? Con dati iniziali diversi, ma mi portano sempre da 1 a 2. Cosa vuol dire? Che noi possiamo andare ad eguagliare queste due matrici e ricavare di conseguenza le coordinate del centro della rotazione finita, nel caso più generale possibile. Ed è quello che ci apprestiamo a fare adesso. Allora, andiamo, come detto, ad eguagliare D1, 2 diciamo così, D1, 2 in cui conosco P1, 2 e da 1, 2 con la matrice di spostamento D1, 2 in cui conosco M1, M2, teta 1, 2. Questo è quello che noi andiamo a fare. Le due matrici che abbiamo appena dimostrato sono queste incorniciate, ok? E affinché due matrici siano uguali, devono essere uguali i singoli termini, ok? I singoli termini devono essere uguali. Però ci accorgiamo subito di una cosa, il discorso è più semplice di quello che appare, perché se noi andiamo ad eguagliare queste due matrici ci accorgiamo subito di cosa? Vediamo. Questo termine cosen teta 1, 2, cosen teta 1, 2, uguale, quindi sono già uguali. Quindi non abbiamo un'uguaglianza ma abbiamo un'identità, sono identicamente uguali. Meno seno di teta 1, 2, meno seno di teta 1, 2 e così via per quanto riguarda la parte di rotazione. Non potrebbe essere altrimenti, perché la rotazione è teta 1, 2 sia in quel caso che in questo.
la rotazione è quella che è nel passaggio dalla posizione 1 alla posizione 2. Quindi non mi devo meravigliare che in entrambe le matrici di spostamento l'aliquota che tiene conto, che sarebbe questo minore 2x2, che tiene conto della rotazione, risultino uguali, no? Quindi queste due matrici sono uguali quando la terza riga è uguale, 0, 0, 1, quando sono uguali questi due termini. Quindi questa equazione matriciale mi conduce in effetti a due equazioni algebriche, a due sole equazioni algebriche. Va bene? Altrimenti ne avrei 9. Ok? Ne abbiamo 9, ma 4, 5, 6 e 7 sono già identicamente rispettate e quindi di 9 ne rimangono 2. Quello che andiamo a fare. Quindi abbiamo meno x con 0 coseno di teta 1, 2 più y con 0 seno di teta 1, 2 più x con 0 ancora, sarebbe questo termine. Questo deve essere uguale a questo qui, cioè x con 2 meno x con 1 coseno di teta 1, 2 più y con 1 seno di teta 1, 2. Questa è una prima equazione derivata da quell'equazione matriciale. La seconda equazione è meno x con 0 seno di teta 1, 2 meno y con 0 coseno di teta 1, 2 più y con 0 uguale a cosa? A quest'altro termine. Quindi y con 2 meno x con 1 seno di teta 1, 2 meno y con 1 coseno di teta 1, 2. Come vi avevo preannunciato, quell'equazione matriciale si riduce a questo sistema di due equazioni algebriche. Perché? Perché teta 1, 2 è un numero, non è una variabile. Quindi seno e coseno producono dei numeri, cioè dei coefficienti. Ok? Quali sono le incognite di questo sistema? X con 0 e y con 0, cioè le coordinate del centro della rotazione finita. Va bene? Quindi, questo sistema, due equazioni, due incognite, fornisce le coordinate x con 0, y con 0 del centro della rotazione finita. Ma siccome noi vogliamo arrivare alle equazioni, quelle che poi ci servono per le applicazioni, se possibile non vogliamo saltare niente, o molto poco, allora noi andiamo a risolvere questo sistema di due equazioni algebrico-lineare nelle variabili x con 0 e y con 0. Bene, allora, innanzitutto andiamo a controllare, quindi y con 0, qui c'è infatti un più, questo è più, da qui, bene. Quindi la prima equazione la possiamo scrivere in questo modo. Metto in evidenza x con 0 che moltiplica 1 meno il coseno di teta 1, 2 più y con 0 seno di teta 1, 2
e tutto questo è termine noto. Infatti questi qua sono numeri x con 2, x con 1, teta 1, 2, seno e coseno, sono tutti numeri. Quindi questo è termine noto per la prima e per la seconda equazione. Va bene? Questo tutto il termine noto lo indico con C in maniera compatta. Ok? Questo termine, questo coefficiente della x con 0 lo indico con A, questo lo indico con B e quello con C per poter compattare un po' le espressioni. Andiamo a vedere la seconda equazione. La seconda equazione abbiamo dunque un meno x con 0, quindi li mettiamo già in colonna, per il seno di teta 1, 2, più una y con 0 che moltiplica 1 meno il coseno di teta 1, 2. Qui abbiamo l'altro termine noto che lo indico con B, va bene? Perché come vedete questo termine in effetti è uguale a questo, quindi anche questo è A, e analogamente qui c'è soltanto un cambio di segno. Quindi questo sistema di equazioni, di due equazioni algebriche, lo possiamo scrivere in forma compatta in questo modo. Quindi AX con 0 più BY con 0 uguale a C. E ancora meno BX con 0 più AY con 0 uguale a D. Posso scriverlo in questo modo. Va bene? Ok, benissimo. Beh, qui possiamo applicare la regola di Cramer, come ben sappiamo. Bene, allora x con 0 è uguale determinante in cui qui ho cd di A diviso il determinante della matrice dei coefficienti, che è uguale ad, lo sviluppiamo subito, a quadro più di quadro, giusto? E quindi qui otteniamo CA meno BD diviso a quadro più di quadro. Questo è x con 0. E ancora y con 0, sempre con la regola di Cramer naturalmente, abbiamo a meno b cd diviso a quadro più b quadro, e quindi ho un ad più cb diviso a quadro più b quadro. Bene, allora qui possiamo cancellare e naturalmente ora dovremmo calcolare i singoli termini, quindi lo facciamo qui, a quadro più b quadro, quindi a quadro sarebbe questo termine al quadrato, giusto? Più b quadro, ma questo termine al quadrato è 1 più coseno quadro di teta 1, 2 meno 2 coseno di teta 1, 2 più b quadro, quindi più sen quadro di teta 1, 2.
se il quadro cos quadro è uguale a 1, 1 più 1 è 2, 2 in evidenza che moltiplica 1 meno il coseno di teta 1, 2. Va bene? Questo non è nient'altro che il determinante della matrice dei coefficienti, quindi 2 per 1 meno coseno di teta 1, 2. Ok? Rimane ora da esplicitare questi altri due termini per giungere all'espressione finale che ci consente di calcolare le coordinate del centro della rotazione finita nel caso più generale. Ok, allora vi risparmio a questo punto questi ultimi passaggetti e vi scrivo, questo ripeto è il determinante della matrice dei coefficienti, e andiamo a scrivere direttamente a questo punto, possiamo cancellare. Le espressioni, diciamo, finali della x con 0 e della y con 0. Quindi x con 0 è uguale ad x con 1 più x con 2 diviso 2 più y con 1 meno y con 2 per il seno di teta 1, 2 diviso 2 che moltiplica 1 meno, termine lì, coseno di teta 1, 2. Y con 0 uguale a y con 1 più y con 2 diviso 2 più x con 2 meno x con 1 per il seno di teta 1, 2 diviso 2 per 1 meno il coseno di teta 1, 2. Queste sono le formule finali, che ci danno le coordinate del centro della rotazione finita a partire dalla conoscenza delle coordinate di un punto nella posizione 1, dello stesso punto nella posizione 2, più l'angolo di rotazione. Bene, il discorso è stato un po' laborioso, ma insomma dal punto di vista concettuale non credo che possa destare particolari problemi, quindi consideriamo ora, a conclusione di questo discorso, un esempietto molto semplice, giusto per testare un po' questo algoritmo che abbiamo formulato insieme, dovuto a su e Radcliffe, basato appunto sull'utilizzo delle matrici di spostamento. Allora, consideriamo un caso molto semplice, ma vediamo. Allora, se io considero il sistema di riferimento OXY, facciamo un disegno tra virgolette in scala, insomma, tutt'altro che in scala, però io uso questo metro, diciamo, non certificato.
giusto per rispettare almeno qualitativamente delle proporzioni. Allora, immaginiamo di avere questo punto . Questa è la coordinata x con 1 e questa è y con 1. Ok? Abbiamo questa posizione, diciamo, del punto A, che lo indichiamo con A con 1. La lunghezza del link è pari a 3 volte l'unità di misura che ho qualitativamente scelto. Quindi questa è la posizione del nostro corpo rigido iniziale, va bene? A1B1, e consideriamo una posizione finale che sia a 90 gradi, così risulta semplice calcolare seno e coseno, solo per questo, naturalmente il discorso è ovviamente valido in generale. E la posizione finale, come vi dicevo, è in questo link, è ruotata di 90 gradi e ci troviamo qui, quindi questo è il punto A con 2 e il link, che ha una lunghezza 3 rispetto a questa unità di misura scelta, quindi diciamo che ci troviamo qualitativamente qui, ok? Questo è il B2. Quindi queste sono le due posizioni del corpo rigido, iniziale e finale. Va bene? E qui possiamo applicare le formule che abbiamo appena dimostrato. In particolare potremmo essere interessati a ricavare il centro della rotazione finita. Ok? Cosa che possiamo fare graficamente come fatto prima, ma diciamo in questo caso noi facciamo riferimento ad un algoritmo che ci dà il risultato in maniera spedita. E allora, se guardiamo queste formule, noi abbiamo che x con 0 è uguale a che cosa? Ad x con 1 più x con 2. Questa è la x con 2, questa è la y con 2, questo è l'asse y naturalmente. Allora, x1 più x con 2, x con 1 diciamo che vale 2, se diciamo questa unità di misura è 1, va bene? Quella che ho adottato nel fare, diciamo, la rappresentazione del piano cartesiano. Quindi x con 1 vale 2, x con 2 vale 3. Quindi abbiamo 1 più 3 diviso 2. Poi questa unità di misura può essere violenta, no? No, però ho sbagliato, perché queste 2, che sono 2 tacche, quindi 2 tacche per la x con 1 e 3 tacche per la x con 2. Facciamo così. Ok, questo corrisponde a questo termine qui. Andiamo avanti. Abbiamo y con 1 meno y con 2, ma y con 1, vedete, è una tacca, quindi 1 meno la y con 2, che è 3 tacche, quindi è 1 meno 3, che deve moltiplicare in realtà per il seno di quanto? È di 90 gradi, perché il teta 1, 2 è questo angolo che viene misurato in senso antiorario, quindi questo è il teta 1, 2, cioè 90 gradi, va bene? Quindi il seno di 90 è 1 e quindi qua in sostanza rimane diviso 2, va bene? Questo coseno è 0, rimane 2, quindi un mezzo. Ci siete? Quindi qui che cosa viene fuori? 5 mezzi meno 2 mezzi, cioè meno 1. Ok? E quindi 3 mezzi. Se volete, 1.5.
Analogamente andiamo a calcolare l'ordinata del centro della rotazione finita, cioè y con 0 che è uguale ad y con 1 più y con 2, ma y con 1 è una tacca e tre tacche, quindi 1 più 3 diviso 2. Questo termine, ok? Più, andiamo a fare questo, quindi più x con 2 che è 3, 3 tacche, meno x con 1 che è 2, quindi 3 meno 2 che moltiplica il seno di 90, questo è sempre un mezzo, giusto? Quindi abbiamo 4 mezzi che è 2 più un mezzo che è uguale a 5 mezzi, cioè uguale a 2.5. Abbiamo quindi ricavato in maniera molto semplice, per questo caso, giusto per testare un po' le equazioni che abbiamo ricavato, le coordinate del centro della rotazione finita, che ora andiamo a rappresentare, no? Qualitativamente, ma cercando di rispettare anche un pochino la scala per quello che è possibile. Quindi abbiamo un x con 0 che è 1,5, quindi sarebbe una tacca e mezza, giusto? Questo è x con 0. La y con 0 è 2,5, cioè due tacche e mezzo, 2,5 qui. Ok? Queste due coordinate naturalmente ci portano ad individuare il centro della rotazione finita, che è P12, nel passaggio dalla posizione 1 alla posizione 2. Vogliamo divertirci a verificare, sempre qualitativamente, ma insomma qualcosa la possiamo dire, a fare per esempio la costruzione grafica. Ok? Dove si trova il centro della rotazione finita graficamente? L'abbiamo fatto qui all'inizio della lezione, cioè sull'intersezione delle due mediane ai vettori spostamento. Ed è quello che facciamo. Quindi A1 si sposta su A2 e dovrei considerare la mediana. Vedete che più o meno ci siamo, no? Questo angolo di 90 gradi nel punto medio del vettore spostamento che mi porta a 1 in A2. Questa è la prima mediana. Abbiamo considerato anche il punto B che si sposta da B1 a B2, quindi il vettore spostamento sarebbe questo. Ok? Anche lì devo considerare la mediana e, come vedete, seppure qualitativamente, ma insomma ci troviamo abbastanza, no? L'intersezione delle due mediane mi porta ad individuare il P12 che abbiamo ricavato anche mediante l'applicazione diretta di queste formule. Quindi, come ci aspettavamo, ovviamente la costruzione grafica deve portare allo stesso risultato dell'algoritmo. Va bene? Ok. Ma qui si potrebbe andare avanti, lasciamo anche l'esercizio un po' aperto, così da poter diciamo essere da stimolo per voi nel verificare l'algoritmo proposto. Però, per esempio, potremmo fare riferimento a questa matrice di spostamento che tiene conto del P12 e di θ12. Ora il P12 lo conosciamo perché l'abbiamo ricavato, quindi possiamo indifferentemente utilizzare questa matrice di spostamento oppure questa, perché conosco sia le coordinate 1,2 e θ12, sia le coordinate del centro di rotazione finita e θ12, quindi posso utilizzare l'una o l'altra. Va bene?
se vogliamo esprimerne una insieme, andiamo a prendere la questa, per esempio, e quindi che cosa abbiamo? Allora, D1, 2, allora guardiamo qui, coseno di teta 1, 2, ma teta 1, 2 in questo caso pratico è 90 gradi, quindi il coseno è 0. Bene? Quindi qui ho 0. Meno seno di teta 1, 2, meno il seno di teta 1, 2, sempre 90 gradi, quindi naturalmente questo è uguale a meno 1. Ok? Meno 1. Ok, non mi sposto più. E andiamo a vedere l'altro termine della prima riga della matrice di spostamento, e lì abbiamo meno x con 0 coseno di teta 1, 2, ma quel termine lì è 0, giusto? E poi abbiamo un y con 0 seno di teta 1, 2, ma l'y con 0 è 5 mezzi, quindi qui noi abbiamo 5 mezzi, il seno è uguale a 1, ma dobbiamo andare a sommare anche per x con 0. Sommiamo per x con 0, che è 3 mezzi. Va bene? Per 3 mezzi, e questo ci dà naturalmente 8 mezzi, cioè questo termine qui alla fine è uguale a 4. Stiamo calcolando numericamente i singoli termini della matrice di spostamento sulla base dei dati che abbiamo, no? Niente di che, è soltanto un esercizio. Passiamo alla seconda riga, abbiamo il seno di teta 1, 2, quindi qui abbiamo 1, quindi il coseno di teta 1, 2 ed abbiamo 0. E poi abbiamo quel termine un po' più lungo, ma il coseno non c'è, quindi c'è meno x con 0 seno di teta 1, 2. Quindi meno x con 0, cioè vuol dire che io qui ho meno 3 mezzi, il seno è uguale a 1, per l'angolo è uguale a 90 gradi, coseno è 0, poi più y con 0, quindi più 5 mezzi. Ok? Più 5 mezzi, e quindi questo termine qui è ovviamente uguale a 1, va bene? Sarebbe 5 meno 3, 2 mezzi, che è uguale a 1, va bene? La terza riga è 0, 0, 1. 0, 0, 1. Va bene? Questa è la matrice di spostamento. Questa matrice di spostamento la potremmo verificare anche con riferimento a questa, ok? E dovremmo ottenere lo stesso risultato, che parto da dati del problema diverso, ma la matrice di spostamento deve essere sempre quella, ovviamente. Bene, se noi teniamo a mente questa, per esempio vogliamo trovare le coordinate di B con 2, no? Che è un altro punto del corpo rigido, in cui conosco le coordinate iniziali ma non conosco quelle finali. In questo caso è banale, perché insomma ci arrivo subito, ma voi dovete ragionare sempre nel caso più generale di algoritmo, no? In cui voi prendete un altro punto del piano mobile nella posizione 1 e dite quali sono le coordinate nella posizione 2. Non è immediato. In questo caso basta moltiplicare queste coordinate scritte in forma di vettore come matrice, vettore colonna, per questa qui, e automaticamente escono le coordinate nella posizione 2. Questo è vero per qualsiasi punto. In questo caso prendiamo per esempio B1 e andiamo a calcolare, ok? Quindi diciamo
che facciamo così, allora xb2 yb2 1, queste si ottengono moltiplicando la matrice di spostamento che abbiamo appena ricavato, cioè 0, meno 1, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 1, per le coordinate di B nella posizione 1. Ma le coordinate di B nella posizione 1 sono 1, 2, 3, 4, 5. Ma se questa l'abbiamo indicata con 1, quindi 5 tacche. 5 tacche sarebbero la x di b1, quindi qui ci metto 5. Vediamo se ci troviamo, la y con 1 è una sola tacca e qui è 1 perché è in coordinate omogenee. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo praticamente meno 1 più 4, meno 1 più 4 e sarebbe 3, giusto? E sembra che funzioni, perché la coordinata x di b2 è questa, cioè 3 tacche, 1, 2, 3. Va bene? Andiamo a vedere per quanto riguarda la y, sarebbe 5 più 1, 6, e qui rimane 1. Quindi la y deve essere uguale a 6 tacche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa è la coordinata di B2. Quindi vedete quanto è comodo fare riferimento alla matrice dello spostamento. Nel momento in cui ho la matrice di spostamento, questa caratterizza complessivamente lo spostamento del piano mobile dalla posizione 1 e 2. Posso prendere un qualsiasi punto del piano mobile come coordinate, moltiplicarlo per la matrice di spostamento e ottengo le nuove coordinate del punto nella nuova posizione. Ok? Questo discorso può essere ulteriormente esteso anche alle tre posizioni e diciamo questi concetti teorici si avvicinano sempre di più a quella che è l'applicazione pratica, cioè la progettazione di meccanismi, in questo caso generatori di moto rigido.